ragazze, allora, mi avete richiesto in tantissime, mamma mia, in tantissime. Ho fatto vedere in anteprima una delle nuove palette, questa è il nude di Verochet, e quindi mi avete chiesto in tantissime un tutorial, ecco, realizzato con questa palette. C'è sempre il nailino sopra. Allora, questa è la palette 01, è nude, poi ce n'è anche un'altra, Allora, ve la faccio vedere aperta in tutto il suo splendore, è bellissima, ragazze. Guardate quanto è bella. Guardate, ora scusate se parte dal più chiaro al più scuro, è una palette nude. Allora, andiamo subito a realizzare il trucco. L'unica pecca di questi ombretti è che sono un po' polverosi, però noi tralasciamo questo piccolo inconveniente, come chiamo io, come dico io, perché anche quelli di Neve Cosmetics sono un pochino polverosi con ombretti, però nulla vieta che siano buoni. E secondo me sono buoni, ecco, anche questi qua di Verochet. Quindi voglio dire, se sono un po' polverosi, andremo a fare prima il trucco occhi e dopodiché andremo a fare il trucco per il viso. Allora, prendo una mollettina, mi tiro indietro questi capellini perché brutti, porini, brutti, 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 alla rococò, dico io, perché non mi garbano. E vado subito a stendere un po' di primer sopra l'occhio. Allora, come primer, io uso un primer di Essence perché ancora non ce l'ho quello di Verochet. Volevo fare un monomarca, però voglio dire, tanto è uguale, insomma, siamo tra di noi, c'è confidenza, per cui andiamo subito a usare un pochino di primer sopra gli occhi. Sopra gli occhi per levare tutte le discromie, diciamo così, ecco. Questa telecamera era messa un pochino malino. Così. Ok. E andiamo a togliere tutto, cioè a rendere la palpebra uniforme, come dico io. Ok. Allora, lo passo su tutta la palpebra mobile in modo tale da creare una specie di velo dove io vado a stendere i miei ombretti e le sfumo meglio, ecco, diciamo in questo modo. Ok. Come colore transitorio vado a usare questo colorino qua, che è tipo un color rame, Allora, nell'angolo esterno dell'occhio vado a prendere il colore più scuro, che è questo. Sotto l'arcata sopraccigliare vado a prendere questo colorino qui che è uno shimmer. Lo stesso colore lo vado a prendere e portare questa volta bagnato su tutta la palpebra mobile. Allora, andiamo adesso a fare la base e poi dopo torniamo a occuparci degli occhi. Intanto, grosso modo, la sfumatura gliel'abbiamo data. Allora, come base vado a usare questa qua con questo fondotinta di Verochet, Zero Default si chiama. Io ho la tonalità quella lì più chiara. Ok. Allora, la vado a prendere con un pennellino e poi dopo la stendo con queste spugnettine qui che sono, cioè
Tutti chiamano queste spugnette sfigatelle, io trovo invece che siano favolose per dare il fondo, per questo fondotinta, le vedo proprio adatte, ecco, diciamo così. Allora, lo vado a pucciare un pochino e lo metto a mettere un po' di correttore. Lo vado a stendere con la spugnettina, anche questo. Vado a prendere questa cipria di Verochet. Base fatta. Ora, prima di procedere al contouring, io volevo un attimino dare una sistematina a queste sopracciglia. Allora, sabato ci sarà il beauty party qui ad Abbadia San Salvatore, al bar centrale dalle 17 in poi. Quindi, ragazze nei dintorni, mi fa piacere se venite, ci conosciamo, ci facciamo una fotina insieme. Verranno esposti i nuovi prodottini di Natale, tutte le nuove novità di Verochet. Quindi, mi fa tanto piacere se venite. Si sta un pochino insieme, ecco. Allora, contouring fatto, metterei anche un pochino di illuminante, questo qui di Verochet, che è favoloso. Ora, qua non si vede tanto, però vi assicuro che è favoloso, ragazze. Uno specchietto. Questo è volume, Vertige volume. Guardate che bello scovolino che c'ha. Bello cicciottone come me. Allungare le ciglia, diciamo così, voglio usare quest'altro prodottino di Verochet che si chiama Longwear. Questo qua, che appunto ha uno scovolino molto fine rispetto a quell'altro e diciamo serve apposta per lavorare sulla punta delle ciglia e allungarle un pochino. Poi con cioè anche serve a mettere il mascara meglio anche sotto in modo tale che per chi ha l'occhio incavato come il mio, cioè parecchio gonfio, ecco, diciamo così, si evita, ecco, di sporcarsi inutilmente con quegli scovolini cicciotti. Andrebbero fatte asciugare un pochino, però non abbiamo tempo noi e quindi diciamo che
Comunque, un pochino di effetto, dai, l'abbiamo ottenuto. Sulle labbra voglio usare un rossetto nude, questo è il numero 31 Rouge Vertige Satin, che è questo bellissimo nude. Veramente. D'accordo, ragazze. Allora, sistemiamoci un attimino questi capelli. Il trucco è finito. Io vi ringrazio per essere state con me. Vi auguro una bella serata e noi ci sentiamo al prossimo video.